le domande che facciamo per quanto facciamo a tutti riguardanti il tema del festival, che sono appunto oasi e deserti. E appunto la prima domanda riguarda: qual è la tua oasi? Le mie oasi, perché le mie oasi sono le storie degli altri e anche le storie che io ricordo e che racconto o mi racconto. Un'oasi per me è quando si accende quella lampadina, ti viene un'idea e perdi nottate intere che manco ti accorgi che si fa all'alba, perché stai provando una cosa, stai elaborando un'idea, stai cercando di fare luce dentro una stanza buia, quella stanza buia in cui piano tu fai luce e vedi che ci sono degli oggetti interessanti e magari tiri fuori qualcosa. Per me quella è la cosa più simile a un'oasi. Se potessi fare questo perennemente senza dover pagare bollette. Allora, è un'azione più che un posto, cioè è quando io mi metto a studiare una partitura o a studiare anche una qualsiasi cosa. Cioè io proprio apro la partitura, la guardo e per me al di fuori di quello non c'è nulla, cioè non so se è un procedimento autistico, ma io proprio entro lì e non c'è niente, può succedere la terza guerra mondiale fuori, non ci sono per nessuno, e quindi sto bene tra l'altro perché proprio mi disseta, mi dà, è proprio un'oasi. L'oasi, almeno per me che faccio l'artista di professione, se questa parola diciamo può essere applicata, o comunque lo faccio in maniera 24 ore su 24, la mia oasi è la ricerca artistica, perché è un lavoro che soprattutto, per esempio, non so, anche da un punto di vista squisitamente fisico, pratico, col passare degli anni, almeno chi fa un'attività come quella mia, perché io a parte comporre, suono, principalmente suono il sassofono, che è uno strumento molto fisico, uno strumento a fiato che richiede un allenamento quasi monacale, che poi mantenerlo lungo il corso degli anni richiede appunto di non mollare mai la presa, quindi già quella è un'oasi forzata, proprio una super oasi. Ma la mia oasi è il pianoforte, più o meno l'ho sempre saputo, ma l'ho scoperto davvero quest'inverno con il lockdown, lo scorso inverno che abbiamo vissuto tutti, e ho visto che per me quello era il luogo della sospensione, insomma, e anche del ritrovarsi. Dico il luogo e anche per questo è proprio veramente un'oasi per me, perché il pianoforte è un luogo, nel senso che a differenza di quasi tutti gli altri strumenti non lo metti in una custodia, non lo prendi tra le mani, non lo sposti, sei tu che ti rechi da lui. Tutte le volte, sia che fai un concerto in giro, in un teatro o anche in casa, insomma, io mi è capitato di cambiare delle case o per dei periodi cambiare città, e il mio problema era dove vado a suonare, cioè dov'è il pianoforte che suonerò. Non è un problema, cioè lo si raggiunge, però appunto c'è sempre questo piccolo pellegrinaggio verso lo strumento, che è poi uno strumento grande, ci puoi sedere di sopra, cioè non è una caratteristica che hanno tutti gli strumenti. Per cui è un'oasi proprio perché è veramente un isolotto in cui ti metti là e succedono delle cose, ti ristora, poi insomma ognuno lo vive, però per me la mia oasi è quella. Se devo pensare a un momento in cui sono sereno, è quando gioco con i bambini. Io ho un figlio piccolo, uno molto più grande, e ho qualche nipotino, sono zio variamente. Quando, per esempio, fai un disegnino con i bambini, è uno dei posti più belli del mondo, della massima, perché vai veramente da un'altra parte ed è una parte bella, è una parte che ti riguarda, perché tu sei stato piccolo e ricolleghi. Il mondo sta un po' fermo e tu sei lì che disegni, dicendo anche cose a loro per farti capire, con la matita fai i disegni con i colori e poi il loro sempre più bello del tuo, a prescindere, perché c'è questa onestà vera. Quindi forse l'oasi potrebbe essere proprio i momenti in cui mi trovo con la matita in mano e un nipotino di 3 anni, ecco, a disegnare la faccia di un pagliaccio, che ne so, un cavallo che salta, una cosa improbabile. Quello sì, è un bel posto dove stare. Per me oggi
dato che in qualche modo il lockdown mi ha costretto a rinunciare a quelle che per me erano appunto delle azioni che rappresentavano un'osi, cioè andare a ballare semplicemente e quindi ritrovarmi in un luogo dove le luci basse, la musica alta mi permettevano di uscire da me e di provare una situazione, una sensazione che aveva molto a che fare con la pace interiore, nonostante il caos esteriore. E invece oggi per me, dato che questa possibilità non c'è più, e forse anche con il passare degli anni, uno dice: ma invece che uscire e andare a ballare potrei andare al cinema o al teatro, cosa che faccio anche, ma quell'altro spazio lì è tutt'altro. L'osi per me ha a che fare con il corpo e quindi con l'andare a correre anche lì con le cuffie, anche lì ascoltando la musica e riproducendo la musica, che poi è la stessa che ascoltavo andando a ballare, e che è lo stesso tipo di ritmo che secondo me io cerco di riprodurre in quello che scrivo, e che è quello che si sintonizza anche meglio con i battiti del mio cuore. E quindi qualcosa che assomiglia al ballare è diventato l'andare a correre con le cuffie. Proprio un'oasi, non c'è parola migliore, anzi grazie. Ho finalmente trovato una definizione a quello che provo.